Sì, grazie Presidente. Ecco, io faccio parte della Commissione Ambiente e confermo quanto ha detto la collega Carcano e poi il collega Fiasconaro illustrerà come è stata discussa questa risoluzione nella nostra Commissione. Due appunti, uno per quanto riguarda l'ambiente. Nella parte dove si impegna la Giunta regionale, noi avremmo ritenuto più opportuno una indicazione alla Giunta per un maggiore impegno alla riduzione dei rifiuti, che è il principale obiettivo della politica europea, della politica comunitaria. L'obiettivo del piano regionale di gestione dei rifiuti per il 2020 è avere 450 kg di rifiuti pro capite all'anno, che è praticamente quello che sta facendo oggi Capannori. Capannori è un comune di Lucca, è un comune provincia di Lucca di 50.000 abitanti. Quindi, diciamo così, portare al 2020 questo obiettivo, quando Capannori fa già oggi, siamo al 2012, siamo indietro di 8 anni. Per cui sarebbe stato opportuno un obiettivo più stringente di riduzione dei rifiuti, anche considerato il fatto che questo obiettivo è quello che già sta facendo la Calabria oggi. Per cui, e considerato il fatto che già oggi produciamo in media meno di 500 kg di rifiuti all'anno, per cui diciamo come obiettivo ci pare francamente poco impegnativo, visto appunto considerata la politica europea che pone la riduzione dei rifiuti al punto primo. Altro secondo punto per quanto riguarda l'immigrazione, quindi alla prima parte della risoluzione. Per quanto riguarda il punto 2, che dice un intervento diretto economico ed operativo dell'UE, dell'Unione Europea, ecco, i fondi che l'Unione Europea già ci sono e che ci dà, saranno in quantitativo inferiore, sa poco, ma comunque già ci sono. E soprattutto di questi fondi, 480 milioni in 5 anni, non si sa che fine facciano. Quindi prima di chiedere all'Unione Europea ulteriori fondi di aiuto per l'emergenza e migrazione, bisognerebbe chiedere al Governo di dirci che fine fanno questi soldi, perché ad oggi non si sanno. Altra parte dell'immigrazione, il Frontex non funziona e richiede tanti soldi. Più opportuno invece è investire sul punto 5 della delibera, in cui si parla di interventi socio-economici nei paesi. Bisogna far ragionare l'Europa a obbligare le aziende europee che investiscono nei paesi del terzo mondo ad investire e reinvestire nel territorio, là da loro, a creare benessere là, non a depredarli come continua a succedere oggi, perché se creiamo benessere là, poi meno gente è costretta a venire qua da noi. È questo il punto fondamentale di immigrazione. Questi fondi di aiuto agli stati potrebbero anche benissimo essere trovati dai soldi che oggi vengono investiti in interventi militari, diciamo così, di pace, ma che ad oggi sono perfettamente inutili. Grazie.